Ciò che maggiormente colpisce in quest'opera è la luminosità e la leggerezza da cui sono avvolte le figure. L'uso del colore e la resa della luce conferiscono alla composizione un aspetto molto più vivace e innovativo rispetto alle tradizionali decorazioni di arazzi. È interessante vedere come Goya rappresenta il gioco di luci e ombre in questo cartone. Tradizionalmente i cartoni disegnati per realizzare arazzi non presentavano molte sfumature. Si tendeva invece a usare contrasti molto netti tra colori chiari e colori scuri. Il parasole fa parte di una serie di 29 cartoni per arazzi destinati agli appartamenti del principe e della principessa delle Asturie nel Palazzo del Pardo. Oltre alla resa della luminosità, è interessante il soggetto. Goya sceglie di ritrarre il Majo e la Maja, due personaggi tipo della narrativa popolare spagnola dell'epoca. Queste figure incarnavano gli aspetti più tipici del carattere nazionale. Goya si dimostrò così capace di cogliere e testimoniare le caratteristiche del suo popolo e della sua epoca. I disegni per arazzi non godevano però di grande considerazione. Per quanto i cartoni realizzati da Goya fossero mirabili, non erano considerati opere d'arte. Nel 1780 arrivò la sua occasione. Finalmente fu eletto membro dell'Accademia di San Fernando. Quell'anno, infatti, realizzò un'opera a soggetto religioso che gli valse l'ingresso nell'élite dei grandi artisti. Si trattava di una rappresentazione del Cristo sulla croce. Non è difficile comprendere il motivo per cui Goya scelse questo tema per la sua ammissione all'Accademia Reale. La crocifissione era stata rappresentata in uno dei quadri più famosi di Anton Raphael Mengs, deceduto solo pochi mesi prima. Anche Velázquez, nel XVII secolo, aveva realizzato un'opera di grande effetto su questo soggetto. Velázquez in Spagna era considerato un mito. Gli artisti guardavano con deferenza alla sua opera, poiché dopo di lui il paese non aveva più prodotto talenti del genere. Non ve ne furono altri alla sua altezza. C'era un'indubbia volontà di ritornare al passato, alla grande tradizione spagnola, e buona parte dell'entusiasmo intorno a Goya era dovuto a questo. Egli infatti tentò di seguire le orme di Velázquez. Dal momento in cui iniziò a lavorare presso la corte, Goya ebbe la possibilità di accedere alla collezione di quadri del re. Iniziò così a studiare da vicino le opere di Velázquez. Realizzò una serie di acqueforti dalle quali emergeva l'evidente ammirazione per lo stile del pittore seicentesco. Era affascinato dal suo modo di riprodurre la luce e di rappresentare gesti, abiti e atteggiamenti. Goya fu ispirato inoltre dall'originale abilità del maestro spagnolo nel caratterizzare i suoi personaggi, dalle belle ed eleganti dame di corte fino ai nani grotteschi e deformi. Un accostamento che a Goya piaceva molto. Goya stesso dichiarò che Velázquez fu la prima delle sue tre grandi fonti di ispirazione. La seconda era la natura. Lo si può notare anche dai numerosi paesaggi raffigurati nei suoi cartoni per arazzi. La terza fonte di ispirazione fu Rembrandt, l'artista olandese del XVII secolo, autore di famosi ritratti. Negli anni Ottanta del Settecento, infatti, Goya iniziò a mostrare un certo interesse per la rappresentazione della figura umana. Entro la fine del decennio, divenne il ritrattista più in voga a Madrid. I soggetti a figura intera erano i più richiesti dalle famiglie nobili. Questa tela ritrae Don Manuel Osorio di Osuna, il figlio di 4 anni di un conte spagnolo. I quadri di fanciulli divennero sempre più popolari verso la fine del Settecento. In Gran Bretagna, ad esempio, Joshua Reynolds fece fortuna ritraendo giovani membri dell'aristocrazia inglese. Anche nei quadri di Goya si può notare una particolare capacità di cogliere lo spirito della fanciullezza.
In questa tela si resta immediatamente colpiti dal forte contrasto cromatico tra l'abito e la luce che avvolge il volto del piccolo, quasi fino a impallidirlo. Inoltre spicca la contrapposizione tra il rosso porpora dell'abito e il verde dello sfondo. Dal punto di vista tecnico, Goya mostra una particolare abilità nel rappresentare i diversi tessuti, dalle stoffe più grezze alle sete preziose delle sciarpe e dei foulard. E ancora possiamo osservare come vi sia un che di eccentrico e grottesco nella raffigurazione degli animali, un aspetto che ricorda alcune opere di Velázquez. Nel ritratto di Don Manuel Osorio, Goya realizzò anche una rappresentazione emblematica della fanciullezza. Un elemento importante sono gli animali che compaiono nel dipinto. Tre gatti dallo sguardo sinistro, una gazza che ha nel becco il biglietto da visita di Goya e degli uccellini in gabbia. Si è ipotizzato che la composizione rappresenti la perdita dell'innocenza, che in principio è custodita come in una gabbia, e poi si perde attraverso l'esperienza e si è gettato in un mondo pieno di pericoli, rappresentato dai felini. Entro la fine degli anni Ottanta del XVIII secolo, ritratti come questi avevano reso Goya un uomo ricco. Era diventato un pittore di corte ed era stato anche nominato vice direttore dell'Accademia Reale delle Belle Arti. Nel 1792 decise di abbandonare definitivamente l'attività di disegnatore di cartoni per arazzi. Era ormai una personalità di spicco nella società madrilena, un grande traguardo per un uomo di provincia di umili origini. Presto però si sarebbe verificata una svolta crudele nel suo destino, che avrebbe cambiato per sempre la sua arte. Verso la fine del 1792, durante un viaggio in Andalusia, Goya fu colpito da una grave malattia. L'origine e la natura di questo disturbo non furono accertate. Qualcuno ha ipotizzato che si sia trattato di avvelenamento da piombo, un ingrediente comune in molte vernici dell'epoca. Soggiornò a Cadice, in uno dei più importanti ospedali dell'epoca, e trascorse un periodo di convalescenza presso un amico, il ricco aristocratico Sebastian Martinez. Qualunque fosse la malattia, le conseguenze furono devastanti. Goya rischiò di morire e ci volle un anno per riprendersi. Si salvò, ma venne colpito da una sordità permanente che lo fece precipitare in una profonda disperazione. Tuttavia, non appena tornò in forze, la sua immaginazione ricominciò a lavorare. Diede forma alle sue visioni, realizzando una serie di dipinti che segnarono il punto di svolta della sua carriera. Soggetti come questo naufragio rivelano gli incubi e le tensioni che cominciarono a tormentare l'artista. Una visione cupa e drammatica emerge anche in questa tela che ritrae un manicomio. Scene simili erano frequenti nelle cliniche di tutta Europa. Famosa è l'opera del pittore inglese Hogarth che raffigurò Bedlam, il grande manicomio di Londra. Il tormento di Goya scaturiva dal profondo del suo animo. Visioni angoscianti come queste iniziarono a prendere forma dal pennello dell'artista, sempre più isolato nel suo mondo fatto di silenzi. Prima della sordità, amava ascoltare canzoni popolari, andare ai concerti e osservare la gente ballare. La musica lo interessava molto e gli piaceva chiacchierare e discutere. Scrisse una lettera durante la sua convalescenza in cui riconosceva che in quel periodo uno dei vantaggi della sua condizione era quello di non dover produrre lavori su commissione o per la corte. Era contento di poter dipingere ciò che desiderava. Goya sembra concentrarsi maggiormente su soggetti fantastici, capaci di rappresentare la natura umana in modo beffardo e irrazionale. Non potendo lavorare a commissioni ufficiali a causa del periodo di riposo forzato, cercò di rifarsi vendendo privatamente qualche quadro. In una delle famose lettere che scrisse dopo la malattia, ammise di aver scelto soggetti di fantasia perché erano più vendibili.